disposizione. Il Signore viene, andiamogli incontro. È il principe della pace. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, come all'inizio vi ho detto, oggi ci ricordiamo di Santa Lucia di Siracusa. Lei ha subito morte martire durante persecuzioni di Diocleziano nel 303. Sono nate poi tante storie e leggende della sua vita e del suo martirio. Così una storia dice che gli hanno tolto gli occhi. Ma anche senza essi lei ha visto in un modo meraviglioso, e con questo soprattutto è legata quello che lei è patrone della luce del corpo e dell'anima. Allora noi preghiamo oggi sua intercessione, così che anche noi riacquistiamo la vista per non essere ciechi con gli occhi che abbiamo in questa vita, in modo particolare di riacquistare la vista dell'anima. Nella lettura di oggi, che sono abbastanza brevi, noi ci incontriamo con Dio che ci parla in questo momento, ci parla di quello che prossimi pochi minuti vogliamo meditare. Il Vangelo secondo Matteo, nella bocca di Gesù mette un giudizio dei suoi concittadini. Ora sono come i bambini arrabbiati che non vogliono con lui né gioire, anche se prima di loro generazioni e generazioni hanno supplicato: Dio, vieni, Dio potente, salvaci da questo stato, questa situazione. Non l'hanno incontrato. Così anche noi cantiamo nei nostri canti d'avvento: scendi dal cielo l'acqua santa. Ma magari tutto questo rimane lontano da noi. Così anche noi ci possiamo trovare tra questi bambini arrabbiati. Ma i cittadini di Gesù non vogliono nemmeno piangere insieme a Giovanni, come abbiamo letto poco prima, che lui si trova nella prigione proprio innocente, ma la generazione di Gesù, ma nemmeno la generazione di oggi, non vuole sentire le notizie belle nei rimproveri. L'uomo difficilmente lascia la propria opinione e molto spesso lui pensa che solo lui ha ragione. Fratelli e sorelle, Dio porta la salvezza proprio al peccatore e cerca proprio quell'uomo che è così per aiutarlo. Lui che cerca quel perduto,
Lui sana i feriti, Lui asciuga le lacrime agli afflitti. E ricordatevi, nel Vangelo ha promesso proprio questo. Anche il suo discorso è riassunto nelle otto beatitudini. Parla proprio di questo, che Lui è disposto a cambiare questa situazione. E in una situazione meravigliosa, solenne, Lui è venuto in mezzo a noi, Lui ci cerca, perché Lui vuole aiutarci. Invece noi corriamo dietro altre pubblicità. Gesù, figlio di Dio, vero Messia, verso Salvatore, vuole che i suoi figli si salvino. E noi siamo arrabbiati, questo non ci va bene. Ma siamo proprio simili alla gente che ha vissuto con Gesù. Il testo di prima lettura dal profeta Isaia, capitolo 48, è un traguardo. Nei capitoli precedenti è stata descritta la prigionia di giudei perché erano portati nella schiavitù. Tutto questo gli è capitato perché hanno lasciato da parte l'alleanza con Dio e perché loro si sono fidati di loro stessi, dei loro alleati terreni, dimenticando completamente Dio. E Dio in questo capitolo vuole indirizzare i loro occhi e anima verso il futuro, e nella bocca di profeta Isaia mette queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Dio non porta nessuno con le strade non giuste, perché non è venuto per ingannare l'uomo, per sfruttarlo, per malusarlo. No, Dio è venuto per salvare l'uomo. E per questo unica conclusione giusta, mia e tua stasera, dovrebbe essere: permettiamo a Dio che ci insegni, bisogna ascoltare la sua parola, essere disposti a coglierla, essere aperti così che questa parola in noi fa quello perché Dio ce la dà. Dobbiamo essere disposti ad accogliere la mano stessa del Signore e seguirlo, incamminarsi per sua via. Se fino ad adesso ho ascoltato il messaggio sbagliato, se ho seguito i capi ingiusti, adesso devo tornare al mio Signore. Questo sarebbe un tema per Quaresima, invece stasera va bene, perché solo così posso incontrare il Signore che instancabilmente viene a me. Ascoltiamo poi cosa dice il Signore in questo testo. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Dio non inganna nessuno. Questo brano della Sacra Scrittura è stato scritto, come vedete, dal 48 capitolo, perché Isaia è conosciuto come profeta della speranza in un tempo senza speranza. Lui allora innalza gli occhi dei credenti verso Dio, che è onnipotente e che è l'unico che può cambiare il nostro stato d'animo e la nostra situazione. Questo testo descrive qualcosa di nuovo. Il popolo torna dalla schiavitù in Babilonia, Dio gli ha dato questa possibilità, ma ancora di più Dio deve tornare dalla propria schiavitù, così che non è schiavo del peccato e del male. Fratelli e sorelle, in questo breve brano sottolinea che l'amore di Dio è paziente verso il suo popolo, testardi, giudei che sono il suo popolo scelto, ma sono sordi alla parola del Signore. Loro hanno meritato tutto quello che gli è capitato, ma Dio li ama. Lui li vuole sanare, vuole curare le loro ferite. Questo Signore vuole pure con noi, perché anche noi siamo amati da Lui.
è tutto quello che si è verificato nel profeta Isaia verso il suo popolo, si realizza pure oggi con noi. Dio gli dà una nuova possibilità, Dio gli dà qualcosa di eccelso che nessuno può dargli. Lui al suo popolo vuole sempre la pace, ma non c'è la pace per i malvagi, ma per coloro che ritornano al Signore. Chi di noi, fratelli e sorelle, non vuole essere quieto, non vuole essere felice, essere sereno e tranquillo? Chi di noi non vuole essere felice in tutta l'eternità? Perché noi bramiamo proprio questo, ma questo può darci solo Dio. Dio prima di tutto vuole insegnarci e poi incoraggiarci per andare per le sue vie verso la vera mira. Preghiamo stasera di darci coraggio di ascoltarlo e seguirlo, per non essere quei ragazzi che non vogliono né suonare, né ballare, né cantare, né gioire con Cristo, ma nemmeno battersi il petto per i propri peccati. Preghiamo perché il Signore ci aiuti. Padre, la tua Chiesa, dona lo spirito d'obbedienza al Vangelo, ti preghiamo. A ogni cristiano, Padre, dona lo spirito di saggezza per vedere e comprendere che Cristo è unico Maestro di vita eterna, ti preghiamo. Padre, tocca i cuori di tutti gli uomini per conoscere i tuoi comandamenti e di metterli in pratica per raggiungere la felicità eterna, ti preghiamo. Padre, fa che tutti i tuoi amici portano i frutti di giustizia e di conversione, ti preghiamo. Aiuta, Padre, ogni uomo per essere in attesa della venuta di Gesù, ti preghiamo. Padre, con la fiducia ti abbiamo espresso queste nostre preghiere, ascolti anche quelle che non abbiamo pronunciato, che sono rimaste nel nostro cuore, e li esaudisci per tuo Figlio nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.